Amen. A Dio nostro Padre Celeste sia tutta la gloria in eterno. Vogliamo inoltrarci in un'altra riflessione riguardo a questi temi che stanno sorgendo, che Dio ci sta permettendo di vedere. Amen. E voglio riflettere riguardo a questo tema: predestinati all'inferno. Perché in questi ultimi tempi si ode in giro questa, non voglio chiamarla dottrina, ma interpretazione. Interpretazione sulla dottrina biblica. Interpretazione sull'insegnamento biblico. Cioè c'è l'insegnamento stabilito da Dio, ma poi certi uomini interpretano quell'insegnamento. Noi non dobbiamo interpretare l'insegnamento, noi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di guidarci. Alleluia, è molto semplice. Questo vuol dire umiliarsi, perché se tu interpreti l'insegnamento, lo fai dal tuo, lo fai per mezzo del tuo intelletto. Invece noi dobbiamo umiliarci, arrenderci, alleluia, e cercare veramente la guida dello Spirito Santo, come dice nella prima lettera di Giovanni capitolo 2: ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Cari nel Signore, con tanto rispetto vi voglio dire questo: chiunque sia tu che ascolti, chiunque tu sia che ascolti questa riflessione, noi, tu e io, abbiamo bisogno dell'unzione dal Santo per conoscere, alleluia, per comprendere l'insegnamento biblico. Tutti ne abbiamo bisogno, io per primo, perché se io voglio condividere la parola con gli altri, io prima devo ricevere da parte dello Spirito Santo l'intendimento di cui ho bisogno. Non posso io interpretarla a modo mio, interpretarla secondo il mio intelletto o secondo quello che dicono taluni o certi uomini, perché alcuni si stanno affidando alle interpretazioni degli uomini su vari punti dottrinali della santa parola di Dio. Per questo che io voglio parlare riguardo a questo tema, per abbatterlo nel nome di Gesù Cristo. Per abbattere questa interpretazione, lo voglio dire chiaramente, umana, un'interpretazione riguardo all'insegnamento che è stato dato. Ma noi vogliamo chiedere allo Spirito Santo di guidarci e di darci la giusta comprensione. Predestinati all'inferno. Può essere mai che il Dio della gloria, l'Iddio della grazia, è scritto l'Iddio della pazienza, della consolazione, può essere mai che colui che è amore, Dio misericordioso, compassionevole, lento all'ira di grande benignità, può essere mai che lui abbia creato e predestinato in un modo, scusate il termine, in un modo meccanico, perché queste persone che professano questa interpretazione, loro hanno un'interpretazione meccanica. Può essere mai che il Dio della misericordia abbia predestinato o creato o progettato, tra virgolette, alcuni uomini per andare all'inferno senza dargli nemmeno un'opportunità di conversione? Questo è quello che alcuni professano, e io lo voglio dire apertamente: è triste vedere come loro diffondono questa interpretazione, la diffondono a macchia d'olio sulle reti sociali. Ma è un'interpretazione umana,
non è in accordo alla Sacra Scrittura, non è in accordo alla rivelazione, all'insegnamento e alla fede che Dio ha dato ai santi una volta per sempre. Cari, è la verità. Allora io voglio in questo momento, con l'aiuto del Signore, io sto pregando, sto cercando la faccia di Dio e mi affido solamente allo Spirito Santo. Io rifiuto e rinuncio a ogni pensiero umano, lo dico apertamente, cari. Io rinuncio a me stesso e rinuncio alle parole e ai concetti umani per trovare nella Scrittura il giusto insegnamento con l'aiuto dello Spirito Santo. Alleluia. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Allora ritorno alla domanda: può essere mai che il Dio Santo, glorioso, misericordioso, può essere mai che il nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita, prima ho letto un brano che tutti conosciamo, che Dio ha fatto diventare peccato colui che non aveva conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui, diventassimo la giustizia di Dio. Non dice che noi eravamo stati predestinati a essere la giustizia, no, diventassimo la giustizia di Dio in lui. Voglio ribadire e chiarire ancora questo punto, cari che ascoltate. Io credo fermamente nella predestinazione biblica, cioè nella predestinazione di cui le sacre scritture ci insegnano e ci parlano, ma non nelle interpretazioni su quelle scritture. Credo nell'insegnamento, alleluia, che Dio ci ha preconosciuti, amen, ci ha preconosciuti prima che il mondo fosse, e lui ci ha scelti secondo il suo beneplacito, cioè secondo il suo volere, la sua misericordia, la sua grazia. Lui ci ha scelti e ci ha predestinati affinché noi fossimo fatti, oppure affinché noi diventassimo, fossimo secondo l'immagine del suo amato figlio. Alleluia. Io credo alla predestinazione biblica. Io credo, lo voglio ribadire, cari che ascoltate, per la grazia di Dio, io credo che senza l'intervento soprannaturale di Dio l'uomo non si può convertire. Io credo questo perché, come vi ho detto in un altro video e nel video della testimonianza di come Gesù Cristo è arrivato nella mia vita, io ho sperimentato l'opera soprannaturale dello Spirito Santo che mi ha portato al ravvedimento e alla conversione. Che orecchie da udire oda. Lui mi ha portato, infatti io non dico mai io mi sono convertito, ma è lui che mi ha convertito per la sua misericordia, non per i miei meriti, ma per la sua grazia. Ma è altresì scritto, amen, perché la parola è come la spada a due tagli. È altresì scritto: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino. È scritto. Gesù disse pure: venite a me voi che siete stanchi ed oppressi. È scritto pure: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. È scritto che egli è ricco in misericordia, egli è ricco verso tutti quelli che lo invocano, perché chiunque crede in lui, chiunque, non alcuni particolari predestinati, non è quella la predestinazione di cui parla la Scrittura, ma Dio ha donato il suo figliuolo per tutti. E Dio, secondo la Scrittura, non ha creato
né progettato né destinato alcuni ad andare irremediabilmente all'inferno. Dio non ha fatto questo. Allora io voglio prima di tutto leggere seconda lettera di Pietro, capitolo 3, seconda lettera di Pietro, capitolo 3, al verso 8, alleluia, con la parola di Dio, cari, io sono qui con la santa e preziosa parola del nostro Dio, alleluia, alleluia. Seconda epistola di Pietro, apostolo, capitolo 3, verso 8, scusate, verso 9, verso 9, dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che li faccia, ma egli, cioè il Signore, è paziente. È paziente, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti, tutti, non dice che alcuni, non dice che solo i predestinati e gli altri se ne andranno all'inferno, no, dice il Signore è paziente verso di noi, cioè verso l'umanità, verso gli esseri umani, non volendo che alcuno perisca. La parola alcuno vuol dire nessuno. Dio non vuole che nessuno perisca. Perisca vuol dire perdersi. In altre parole, perdersi vuol dire andare all'inferno. La perdizione è all'inferno. O meglio, allo stagno di fuoco, nello stagno di fuoco che è la morte seconda. Dio non vuole che l'uomo muoia nel suo peccato, è scritto, Dio non si compiace della morte dell'empio. Se Dio non si compiace, cosa vuol dire? Che gli dispiace. Dio gli dispiace quando l'empio muore, perché l'empio, se muore nella sua empietà e non si pente, non si converte in tempo, l'empio va alla perdizione. E il Signore non si compiace della morte dell'empio, dell'inconvertito, del ribelle, del malvagio. Dio non si compiace. Ma Dio diceva tramite il profeta Ezechiele, che fu posto, alleluia, come sentinella per avvertire il popolo, per avvertire le anime. Dio diceva tramite il profeta: casa di Israele, convertiti, convertiti, abbandona le vie malvagie e vieni a me. Perché mai dovreste morire? E qui senz'altro parla non solo della morte fisica, ma della morte spirituale, della morte eterna, della perdizione. E dice: Dio non si compiace. E qua dice che Dio è paziente, non volendo che alcuno perisca. Dio non vuole che gli uomini periscano. Allora, come si può dire? Allora, cari, come si può dire o affermare davanti a tali evidenze bibliche, davanti a queste scritture, seconda Pietro 3:9 e altri brani che vi mostrerò con l'aiuto del Signore, come si può affermare ostinatamente, come fanno alcuni accecati dall'errore, come si può affermare che Dio abbia creato, progettato, predestinato alcuni per l'inferno, cioè li ha creati apposta per andare all'inferno? E quella interpretazione errata e fasulla, e che produce confusione nel cuore e nella mente dei figlioli di Dio. Come si può accettare tale interpretazione? Perché quell'interpretazione umana sottilmente, sotto sotto, dice che è come se Dio avesse creato e predestinato degli uomini a perdersi, e questo vuol dire a vivere irrimediabilmente nel peccato.
a vivere nelle ingiustizie, nelle impietà. Cioè Dio, secondo loro, avrebbe creato alcuni a vivere esclusivamente o irrimediabilmente nel peccato. Questo, cari del Signore che ascoltate, va contro la rivelazione, l'insegnamento della parola di Dio, va contro la natura stessa di Dio, contro il suo amore, la sua misericordia. Perché Dio ha creato l'uomo per quale motivo? Per condividere con lui la vita. Amen. Affinché l'uomo potesse essere partecipe della vita, non della morte, non del peccato, non dell'impietà, non dell'ingiustizia, non dell'immoralità, non della violenza. Questi uomini che affermano tale interpretazione, non dico dottrina, perché la dottrina è quella della Bibbia, loro affermano la loro interpretazione. State attenti, cari nel Signore. Ed è arrivato l'ora, gloria al Signore Gesù Cristo, che il Signore ci guiderà a parlare contro queste menzogne che si stanno diffondendo, contro queste interpretazioni umane false e che procedono dall'errore e dall'inganno del diavolo. Perché è il diavolo che vuole che gli uomini si perdano, non è Dio, l'abbiamo letto. Seconda Pietro, alleluia, capitolo 3, verso 8. Dio non vuole, Dio è paziente, non volendo che alcuno perisca. Alcuno vuol dire nessuno. Ma Dio vuole che tutti, tutti vuol dire tutti, tutti vuol dire tutti, non vuol dire come loro affermano, vuol dire tutti quelli che sono stati predestinati. No, li stanno aggiungendo. Non aggiungere, non togliere, alleluia. Ravvediti. La tua interpretazione sta manipolando la sacra scrittura dell'Eterno. Gloria a Cristo, che Dio abbia misericordia di voi o di coloro che professano tale interpretazione. E qui in Italia c'è un gruppo che sta diffondendo questa dottrina, o meglio questa interpretazione sulla dottrina, che alla fine diventa una loro dottrina falsa, una dottrina falsa. Stanno diffondendo l'interpretazione, ma non solo qui in Italia, ma anche in Sud America si stanno diffondendo, perché lo spirito dell'errore gira per tutta la terra. Negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, rinegheranno, si allontaneranno dalla verità biblica, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Quella cosiddetta dottrina e interpretazione che loro affermano, che Dio ha predestinato uomini all'inferno, è una dottrina di demoni, perché è il diavolo che vuole la perdizione degli uomini, non è il Signore. Non è il Signore che vuole la perdizione. Dio ha dato il suo figlio per noi. Oh, alleluia. Gesù ha sofferto per noi. Gesù stesso fu fatto peccato, divenne peccato per noi, per liberarci da quella condanna, da quella perdizione, da quella morte spirituale nella quale noi eravamo. Com'è possibile che il Dio che ha mandato il suo figlio renda nullo il sacrificio del suo figlio per alcuni che lui avrebbe predestinato all'inferno? Oh Gesù, abbi pietà di queste anime smarrite. E qui in Italia c'è un certo cosiddetto predicatore che sta diffondendo questa interpretazione, un certo Butindaro, Giacinto Butindaro, che sta diffondendo questa interpretazione falsa che contorce il sacro insegnamento di Dio. E ci sono diversi, soprattutto giovani,
giovani che si stanno facendo contaminare da queste dottrine, interpretazioni fasulle. E io vi voglio dire, se c'è qualcuno di loro che ascolta questo video, chiedi a Dio di piegare il tuo cuore davanti alla verità. Come diceva il salmista: Signore, piega il mio cuore, piega il mio cuore alla tua parola e non alla cupidigia. Alleluia. Distogli i miei occhi dalle vanità. Signore, non permettere che io sia contaminato da dottrine che non vengano da te. Prega, chiedi a Dio discernimento. Ragazzo che stai ascoltando, uomo, donna, che ti stai facendo contaminare o influenzare da queste interpretazioni, prega il Signore, invocalo con umiltà, invocalo con sincerità, piega il tuo cuore, piega le tue ginocchia davanti a Lui. Alleluia! Perché Lui è misericordioso e fedele. Accostiamoci dunque al trono della grazia, affinché troviamo la misericordia nel tempo opportuno, dice la scrittura. Questo è l'Evangelo. Il Vangelo è il richiamo di Dio, la buona novella per ogni creatura. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, di chiunque crede. Il Vangelo non è interpretazione umana. Perciò vi voglio dire, cari che ascoltate, allora Dio sta permettendo questi dibattiti, e vi voglio dire, cari che ascoltate, Dio mi sta edificando molto, mi sta fortificando molto nella sua verità. Perché quando l'errore dilaga, la verità diventa ancora più chiara. Alleluia. E gloria al Padre Celeste, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito suo Santo, tramite queste cose che accadono, fortifica ancora di più, modella e istruisce i suoi servi nello spirito della verità. Perciò, cari fratelli e sorelle, che veramente rifiutate questa interpretazione, fortificatevi nel Signore e nella potenza della sua parola. Pregatelo, piegate le vostre ginocchia e il vostro cuore e rimanete attaccati allo Spirito Santo. Amen. La parola dice: afferra saldamente l'insegnamento, non lasciarlo andare, perché esso è la tua vita. Proverbi 4. Afferra l'insegnamento, non lasciarlo andare, esso è la tua vita. Perciò noi dobbiamo ritenere la parola che ci è stata insegnata fin dal principio, affinché possiamo dimorare nel Padre, nel Figlio, e non dare ascolto a dottrine, o meglio dire, interpretazioni che vanno contro la rivelazione del Signore. Alleluia, alleluia. Perciò vogliamo attenerci alla sacra verità. E come vi dicevo, purtroppo in questi ultimi tempi sta dilagando questa interpretazione qui in Italia tramite questi uomini che vi ho citato, questi Butindaro, non solo lui ma anche altri sicuramente, purtroppo, e tanti che gli danno ascolto a queste dottrine diverse, interpretazioni diverse. Allora, cari nel Signore, e questo purtroppo si vede anche in altri posti, in Sud America, Stati Uniti, in altri posti, perché siccome il ritorno di Cristo è vicino, e tra l'altro loro negano pure questo, loro negano il ritorno di Cristo per la sua Chiesa, che verrà a liberare la sua Chiesa dai giudizi che verranno, dall'ira a venire. Loro negano anche questo, e siccome il diavolo sa che il ritorno di Cristo è vicino, il nemico cerca di infiltrare interpretazioni fasulle per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma chi vive nello Spirito di Dio, chi si umilia nella sua presenza, chi ama la verità,
di Cristo Gesù non sarà ingannato, sarà edificato. Alleluia! Gloria a Dio! Benedetto il nome del Signore! Benedetto il nome del Signore! Voglio leggere un altro brano ricordandovi quello che abbiamo letto, cari. Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E questo subito basta per abbattere quell'interpretazione che secondo loro Dio ha creato alcuni appositamente per l'inferno. Assolutamente, noi rifiutiamo queste interpretazioni nel nome di Gesù Cristo, la parola vivente, la luce e la verità, nel suo santo nome. Ricordatevi poi l'altro brano che vi ho citato in Ezechiele 33. Il Signore dice: io non mi compiaccio nella morte dell'empio, ma io voglio, dice l'Eterno, che l'empio si converta e viva. E poi dice: convertitevi, convertitevi, o casa di Israele, perché mai dovreste morire? Allora, ricordandoci questi brani, come tanti altri, in cui Gesù dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ogni vuol dire a cada creatura. Ogni vuol dire ad ogni singola creatura. Ogni creatura è come se dicesse: andate a tu per tu a predicare l'Evangelo. A tu per tu, ad ogni creatura. Alleluia. Affinché chi crede sarà salvato. Chi crede sarà stato battezzato, sarà salvato. E chi non crede sarà condannato. Chi non crede sarà condannato. Non quelli che Dio ha predestinato all'inferno. Chi non crede. Perché Dio misericordioso pone ogni uomo davanti a questa scelta. Chi ha orecchi da udire oda, dice il Signore. Alleluia. Ma è scritto: se il nostro Vangelo è ancora velato, lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti. È il Dio di questo secolo che acceca le menti, che mette il buio nei loro occhi, nel loro intendimento, li fa diventare sordi all'Evangelo, li acceca affinché non vedano la gloria della luce di Cristo e dell'Evangelo. È il Dio di questo mondo, è scritto 2 Corinzi 4. Non è il Dio del cielo che acceca gli uomini, è il Dio di questo secolo che noi sgridiamo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù lo sgridiamo con le sue menzogne, nel nome di Gesù Cristo. E vogliamo rimanere saldi nella verità. Alleluia. Nell'antica verità dell'Evangelo di Cristo Gesù. Grazie Signore. Giovanni capitolo 3. Alleluia. Giovanni capitolo 3 al verso 14. Voglio leggere qualche versetto qui in questo capitolo. Giovanni 3:14 dice: alleluia. Giovanni 3:14: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, cioè era una necessità, era l'unica via, l'unico modo per salvare l'umanità. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, in altre parole bisogna che lui sia crocifisso. Alleluia. Bisogna che lui dia la sua vita, che lui dia il suo sangue come sacrificio espiatorio per i nostri peccati. E come ebbe a dire l'apostolo Giovanni nel capitolo 2 della sua prima lettera, prima lettera di Giovanni capitolo 2, che dice che Gesù è l'espiazione o la propiziazione per i nostri peccati, i nostri peccati.
ma non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù Cristo ha dato il suo sangue per tutto il mondo. Credi tu questo? Lui è morto per tutti gli uomini, per tutte le creature, senza distinzioni, senza parzialità. Perciò dice che bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Era necessario, Gesù stesso disse, era necessario che il Figlio di Dio, che il Cristo, soffrisse e desse la sua vita in espiazione per il peccato. E poi dice che lui mandò gli apostoli, come sta mandando ognuno di noi, e disse: andate e predicate il ravvedimento. Alleluia! Predicate il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Gesù mandò i suoi servi a predicare il ravvedimento e il perdono a tutte le genti. E chi accoglie questa parola con umiltà, con fede, confidando nella grazia e nella misericordia di Dio, che ha già dato tutto per noi, ha dato il suo figlio per noi, ha aperto una fonte inesauribile per la purificazione di ogni peccato. Infatti lui dice: venite alle acque, venite, venite alle acque, venite, chi ha sete venga e beva, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Dio chiama gli uomini, Dio li chiama continuamente, come sta chiamando anche te in questo momento, se ancora non ti sei convertito o non ti sei ravveduto dall'errore. Il Signore ti dice: vieni alle acque, io ti sto chiamando ora, vieni alle acque, se tu vuoi vieni alle acque, chi ha sete venga a me e beva, venitevi e lavatevi nella fonte dell'acqua della vita. Allora era necessario che Cristo Gesù morisse per tutti, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché, Giovanni 3,15, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque crede in lui, la parola chiunque vuol dire qualunque persona, non ci sono condizioni. Qui non dice affinché i predestinati che non sono stati progettati per l'inferno vengano e credano, no, dice chiunque creda in lui, affinché chiunque, che vuol dire qualunque persona, indistintamente, incondizionalmente, qualunque persona creda in lui, non perisca, non si perda, non muoia nel peccato, non vada all'inferno, ma abbia la vita eterna. Amen. Alleluia, amen, potete dire amen, gloria a Dio, amen. Questa è la dottrina del Vangelo che abbiamo imparato dal principio. Questa è la verità. Questa è la parola del Dio del cielo. Gloria a Gesù Cristo. E qui Gesù stesso, parlando qui in Giovanni 3 con Nicodemo, per annunciare il suo sacrificio, la sua morte che era necessaria, Gesù prese, secondo la sua sapienza e conoscenza, affinché non ci siano dubbi né scuse, cari, ascoltate, affinché non ci siano interpretazioni umane, Gesù Cristo, alleluia, il Maestro, l'unico grande pastore, l'unica guida, non è un uomo la guida è Cristo. Gesù Cristo ti deve guidare, è Gesù che ti deve condurre, lasciati guidare da Lui. Alleluia. Gesù, per parlare di questa grande verità, che era necessario che Lui morisse per salvare l'umanità,
affinché, come abbiamo detto, chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gesù, per spiegare, per confermare, per aprirci l'intendimento riguardo a questa verità, Gesù prende un esempio chiarissimo dall'Antico Testamento, da un fatto particolare che era successo ai tempi di Mosè. Alleluia, rileggiamo Giovanni 3,14. Gesù dice: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Gesù prese l'esempio di Mosè che innalzò il serpente nel deserto? Perché lì c'è una storia inconfondibile, indiscutibile, inconfutabile, che ci dimostra l'opera di salvezza che Dio ha stabilito. E la voglio leggere, gloria a Dio, per finire nel nome di Gesù. Numeri, capitolo 21, cari, leggetelo insieme a me, prendete la vostra Bibbia, oppure segnatevi questo, Numeri, in accordo, in collegamento con Giovanni 3, 14 e 15. Giovanni 3, versetto 14 e 15, si collega con questo per spiegarci, per farci capire perché Gesù prese quel esempio di Mosè che innalzò il serpente nel deserto. Quale serpente? Alleluia. Un serpente che Dio gli disse di preparare. Amen. Di bronzo. Voglio leggere Numeri 21 dal verso 4. Numeri 21 dal verso 4. Dice: poi i figli di Israele, e qui parla di quando loro erano già usciti dall'Egitto, i figli di Israele partirono dal monte Hor, dirigendosi verso il Mar Rosso. Scusate, per fare il giro del paese di Edom. E dice: e il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Verso 5. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Cari, ma non era Dio che li aveva fatti uscire per morire nel deserto? Vedete? Alcuni potrebbero interpretare così, dire: ma Dio li aveva predestinati ad uscire dall'Egitto per morire nel deserto. Era la volontà di Dio? Ditemi voi, alla luce dello Spirito Santo, era la volontà di Dio che queste membra del popolo di Israele morissero nel deserto dopo che lui li liberò dall'Egitto? O la sua perfetta volontà, o la sua perfetta e primiera volontà era quella che loro arrivassero alla terra promessa? La volontà di Dio era che loro arrivassero alla terra della promessa. Cari, nessuno può negare questo. Dio non voleva che loro morissero nel deserto, ma ci fu la loro incredulità, dice nel libro agli ebrei, nella lettera agli ebrei, la loro ribellione, la loro ostinatezza, loro si ribellarono, indurirono i loro cuori, e Dio si sdegnò contro quella generazione, e fu allora che Dio decise di sterminarli. Ma non è che Dio aveva predestinato di sterminarli, no, cari, capite quello che sto dicendo? Con l'aiuto dello Spirito Santo, Dio non li aveva predestinati a morire nel deserto. La volontà di Dio era che loro arrivassero, alleluia, alla terra promessa. Andiamo avanti.
verso 5, numeri 21:5, il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, e qui loro iniziarono a ribellarsi dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto, poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo miserabile cibo. Loro iniziarono a vedere con gli occhi carnali che nel deserto non c'era quello che la loro carne voleva. Vedete da dove vengono le interpretazioni errate? Dalla carne, dalla mente carnale, non da Dio. Loro iniziarono a dire: ma perché tu ci hai fatti uscire dall'Egitto per farci morire nel deserto? Non era Dio che aveva predestinato ciò. Ma loro nella loro mente carnale iniziarono a mormorare, a pensare questo. Vedete, cari? E iniziarono a vedere con gli occhi carnali che non c'era pane né acqua. E loro dicevano nella loro confusione, nel loro smarrimento, nella loro ribellione, loro dicevano: siamo nauseati di questo miserabile cibo. Nel verso 6, numeri 21:6, allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti. E tutti noi sappiamo cosa rappresentano i serpenti. Ma qui, in modo letterale, Dio mandò dei serpenti ardenti e dice una parola molto importante, cari del Signore. Grazie Spirito Santo. Verso 6 dice: allora, la parola allora vuol dire che Dio in quel momento, nel vedere la loro ribellione, allora Dio mandò i serpenti. Ma Dio non aveva predestinato i serpenti. I serpenti non erano nel progetto originale di Dio. Fu allora, dice qui, allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti. E questo succede oggi quando gli uomini si ribellano alla via, alla verità e alla parola che Dio ha stabilito. Quando iniziano a interpretare, a mormorare, a pensare con la loro mente carnale, loro si allontanano dalla verità e Dio li abbandona alla loro mente perversa. Siccome loro non ritengono opportuno conoscere Dio, oppure avendolo conosciuto, non lo glorificano, non si sottomettono a Lui, Dio li abbandona ai loro vani ragionamenti. E allora i serpenti, che sono figura dei demoni, delle dottrine demoniache, delle tenebre, arrivano a colpire tali persone. Ma non è Dio che li ha predestinati a ciò. È il loro traviamento. È la loro ribellione che li porta a ciò. E la parola di Dio ce lo conferma innumerevoli volte. Soprattutto se voi leggete con un cuore umile la lettera agli Ebrei, capitolo 3 e 4. Dice che il Signore si sdegnò, si adirò contro quella generazione che Dio stesso disse erravano sempre nel loro cuore e non conobbero le sue vie. Il loro cuore iniziò a errare, il loro cuore, la loro mente, possiamo dire, iniziò a vagare, ad andare altrove, allontanandosi dall'Eterno. La parola è molto chiara, cari. Non permettete che lo stesso errore avvenga a voi. Per questo che poi nella lettera agli Ebrei dice
State attenti, fratelli, che nessuno di noi, che nessuno di voi, di noi, inizia ad avere un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente. Cari, la parola di Dio è molto chiara, e grazie a Dio per questo, che Lui ci sta dando l'intendimento tramite lo Spirito Santo di affermare la sua verità. A Dio sia la gloria in eterno. E dice nel verso 6 che allora, una parola molto importante, allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Fu Dio che li predestinò a quella morte, che è simbolo della perdizione, e possiamo anche dire dell'inferno? Fu Dio che li predestinò a quella morte, o fu il loro traviamento che li portò a quella morte? Fu la loro ribellione che li portò a quella morte, perché loro si erano allontanati dall'Iddio vivente. Loro si allontanarono dall'Iddio vivente e iniziarono a mormorare, a criticare Dio, e non compresero le sue vie. Allora Dio mandò fra di loro dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Verso 7. Così il popolo venne da Mosè. E qui rappresenta e vuole farci capire che ci fu un ravvedimento nel popolo, un pentimento. Loro riconobbero il loro errore. Il popolo venne a Mosè e disse, ascoltate, Numeri 21:7. Abbiamo peccato. Loro riconobbero che quei serpenti e quella morte venne per colpa loro, colpa loro, non del Signore, non perché Lui li aveva prestabilito e predestinati a ciò, ma era colpa loro perché loro avevano peccato. Dice: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno, contro di te. E il popolo disse a Mosè: prega l'Eterno, prega l'Eterno, prega l'Eterno, alleluia, che allontani da noi questi serpenti. Vedete? E qui ci preannuncia già che se una persona si pente e cerca rifugio nel Signore, il Signore non lo manda indietro, non lo rifiuta. Dio vuole salvare tutti i peccatori. Lui non ha predestinato nessuno all'inferno, ma chiunque viene a Lui riconoscendo il suo peccato, pentito, ravveduto, invocando il suo perdono, il Signore lo perdona, lo accoglie e ha misericordia di lui. Amen. E loro dissero questo a Mosè: prega l'Eterno affinché allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per loro. Mosè pregò per loro. Nel verso 8 dice: l'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente che era di bronzo, e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Dio disse: chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Chiunque avrebbe guardato quel serpente che era stato innalzato nel deserto, chiunque vuol dire qualunque persona, indistintamente, senza fare distinzioni. Dio disse: chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. E Gesù disse: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui non perisca,
ma abbia la vita eterna. E per finire dice: Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, cioè lo innalzò. E così anche noi dobbiamo innalzare la parola di Dio. L'Evangelo deve essere innalzato in mezzo alle nazioni. Cristo deve essere innalzato, la sua verità deve essere proclamata. Dobbiamo alzare la voce, no? Non possiamo tenerlo sotto, nascosto. Il diavolo vuole nascondere la verità, ma noi la dobbiamo innalzare, gloria a Dio, affinché tutti la possano vedere e tutti possano essere salvati. Gloria al suo santo nome. E Mosè fece allora un serpente di bronzo, lo mise sopra un'asta e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, qualcuno vuol dire qualunque, chiunque era morso, qualcuno vuol dire qualsiasi persona era morsa, non qualcuno in particolare, non un individuo preselezionato, ma qualunque persona, chiunque veniva morso, e dice: quando un serpente mordeva qualcuno, verso 9, Numeri 21, 9, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Se qualcuno viveva morso, e se questi, credendo alla parola, a ciò che Dio aveva detto per la salvezza di coloro che erano morsi, Dio fece alzare questo e disse: chiunque guarderà sarà liberato dalla morte. E dice nel verso 9: quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Cari, così il Figlio di Dio è stato innalzato, ha dato la sua vita sulla croce per tutti, per chiunque, per ogni creatura, affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Voglio finire qui questa riflessione preziosa e meravigliosa. Che il Signore, lo Spirito Santo, vi possa edificare nella sua verità e nella vera fede, nel nome glorioso di Gesù Cristo, il nostro grande pastore, Signore e Salvatore, a cui appartiene tutta la gloria in eterno. Amen e amen. Grazie Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.